La mia è una storia come tante altre. Una storia che inizia negli anni della ripresa economica, vissuta da due giovani coniugi alla ricerca di un lavoro e di una vita più decorosa di quella vissuta di stenti, fatiche e sacrifici. Emigrano dalla regione Calabria, provincia di Cosenza, al nord, con una bimba di 18 mesi, Marcella. Carmela, nostra madre, ha 23 anni. Nostro padre Armando, 21. Per i primi 2 anni papà lavora alla campagna tra le viti dell'Oltrepò Pavese, Montubercelli, Montescano, Montubeccaria. Vita faticosa quella dei vigneti, ma sana. Qui, nel 61, concepirono me, Donatella. E tra il 60 e il 61 papà viene assunto dalla cementifera. Finalmente una certezza di lavoro, finalmente uno stipendio fisso, una posizione sociale. Mi chiamo Angelo Castelbuono, ho 40 anni. Ho alle spalle parecchi anni di lavoro al petrolchimico. Come tanti qui, come mio padre, operaio nello stesso sito, morto di asbestosi. Per questo ho lasciato quel posto. Lavoro come giornalista a Tele Sicilia Libera, adesso. Sto realizzando un'inchiesta sull'amianto, in Sicilia soprattutto. Amianto che causa l'asbestosi, malattia cronica irreversibile dovuta all'inalazione nel tempo di sottilissime fibre che si insediano nei polmoni. Ho recuperato le rassegne stampa, ho consultato i dossier e le banche dati dell'INAIL. Ho contattato l'Osservatorio Nazionale Amianto e ho programmato una serie di interviste con molte persone coinvolte. Allora, signora Masuzzo, di che cosa si occupava lei quando lavorava lì? Mi occupavo di andavo dai silos a prendere il cemento, a prendere l'amianto. Mi impastavo amianto, ho fatto dei camini, ho fatto dei tubi di fogna, ho fatto delle ondulate, lavoravo lì la pasta, quella propria fresca, che si facevano queste lavori. Proprio a contatto diretto con diretto, l'amianto sì, proprio, sì, diretto. E peggio non si poteva. Non si poteva. Dopo un po' di anni ho incominciato a sentirmi male, incominciavo a sperare male, però nessuno mi aveva detto che cosa avevo. C'erano medici, contromedici, però tutti mi dicevano che ero nervosa, non mi dicevano niente. Papà è stato messo al reparto in sacchi, dove per 10 anni caricò sacchi dal peso di 50 kg per volta. Non sapeva papà che quello che stava respirando gli avrebbe provocato, giorno dopo giorno, l'incontro con una delle più terribili malattie. Tornava a casa stanco papà, ma non perdeva un solo giorno di lavoro. Neanche quando per digerire il cemento che mangiava e l'amianto che respirava, beveva il vino che gli autisti gli portavano, sì, perché il cemento è duro da digerire, oltre che da respirare. E lo respirava anche mia madre, lavando i panni di papà. Sull'incidenza del mesotelioma in Italia esiste un vero e proprio registro. Ad oggi i casi registrati nel nostro paese sono 9.166. Ogni anno in Italia si registrano circa 1.200 nuovi casi, ma ci sono tantissimi altri casi che rimangono ignoti, solo perché chi ne viene colpito non lo associerà mai alla sua esposizione all'amianto. Poi con l'andata del tempo sono peggiorata, fin quando io sono stata a fare una TAC, sono stata, e questa TAC mi è uscito che io avevo un tumore alla pleura. Questo tumore alla pleura, non sapevo a che cosa era dovuto. Il dottore mi aveva detto, ma c'è sperato qualcosa di brutto, ma io non pensavo mai. Non se lo ricordavo. Non ricordavo niente di queste eternità, ci ho detto di no, non ricordo proprio affatto. E sono stata a Catania, mi hanno operato e dopo l'operazione io sono venuta a conoscenza di queste fatte dalle eternità. Allora ho pensato, ho detto, forse. Ma non è che viene da lì il problema? Dico. Non è che viene da lì questo problema. Allora
Sono andata in ricorso per vedere se era veramente questo e hanno accettato che avevo l'asbestosi. Mamma e papà non sapevano di aver firmato la loro condanna di morte. Sul contratto di papà non c'era scritto che a 63 anni sarebbe morto con il tumore dell'amianto, il mesotelioma. E che a 73 anni sarebbe morta la mamma. Ma qualcuno lo sapeva e ha taciuto. E ha taciuto per il solito discorso degli sporchi interessi del vile denaro. Ma questi buoi, che hanno ingrassato i loro cavò in banca, hanno mai visto il loro padre non riuscire più a camminare perché la gamba destra non rispondeva più al comando neuromuscolare, o soffrire tali dolori da dover prendere la morfina per poi morire soffocato sotto gli occhi della figlia? 63 anni, morto di una morte annunciata, ma tenuta segreta con un'assoluta mancanza di rispetto e considerazione per la vita altrui. Nostro papà è morto nel 99, nostra madre è morta venerdì 18 luglio 2008 con lo stesso tumore, mesotelioma polmonare. Qual è il segno più forte che le rimane di questa esperienza? Che sapevo tanto, non ci lavoravo per niente, non ci lavoravo per niente. E poi all'ultimo che cosa ho avuto? È vergognoso, vergognoso, neanche 100 euro al mese. Tutti mi hanno detto, Lucia sei stata fortunata perché di tutti quanti quando siamo, sei l'unica, sei tu che sei stata operata, perché tutti gli altri sono morti. Guarda, io mi sono sempre occupato di morti ammazzate e ne ho viste di tutti i colori e mi sono abituato. Però a questi poveretti assassinati dall'amianto non sono riuscito ancora ad abituarmi, perché mi fanno pena, tanta pena. Chi sono? Quali mestieri facevano questi poveretti? Gente umile, semplice, che hanno abbandonato le campagne, le botteghe artigiane dove lavoravano duramente tutto il giorno e si sono trasferiti nelle grandi fabbriche e non si sono salvati neanche i meccanici, i fontanieri, i muratori, che ne hanno fatto uso e abuso. E questi poveretti non si accorgono quando questo killer maledetto si introduce con le sue fibre nei loro polmoni fino a perciarli. Ma la vasta strada più grande, sa qual è? Che vengono coinvolte pure le loro povere mogli, che commettono il solo torto di lavare gli indumenti di lavoro dei loro disgraziati mariti. Non voleva morire mia madre. Fino all'ultimo ha continuato a ripetere: non voglio andare, non voglio. E ha elencato ad uno, con straziante fatica, i nostri nomi e i nomi dei nipoti, i nostri figli. Alla fine, poi, non è riuscita più a ingurgitare neanche un omogenizzato, non è riuscita a bere neanche con il contagocce, non è riuscita più a parlare, a muoversi dal letto e nel letto. Negli ultimi mesi non abbiamo più potuto lasciarla da sola. Giorno e notte, a turno le siamo stati tutti accanto. Mia sorella Marcella ha abbandonato il lavoro per starle accanto. I medici sono venuti tutti i giorni a visitarla. Vergognatevi voi che sapete. Vergognatevi voi che tacete. Che le istituzioni si muovano, altrimenti vergognatevi anche voi. Potreste essere la causa della morte di un vostro caro. E noi non vorremmo essere nei vostri panni. Mamma, papà, grazie per quello che ci avete lasciato in eredità. La speranza, la determinazione e l'onestà.
Un era fu da ricciavagliatori e voci e ciacciarì. Ora è silenzio. Ti picca che arrestarlo, ci portano mangiare alle canuzzi e vardono a ferragliare le impianti a rugghiare in tonno. A uno, lassano due posto, un ne cacciavagliarro per tant'anni e ci camparro la mogheri e i figli. Perché violenza a doppia andà sta terra, che prima ci portarro lo progresso, lo riennu muraturi e campagnuoli a canciare sorti. E ora, no canchiro ne pormona, l'amianto risperato na l'impianti, speranno che a sorte ci arassi curta e netta la morte.